Siamo qui con l'assessore Sara Samoria, assessore allo sport. Allora, Buon pomeriggio. ben trovata. A voi. Prima di tutto, qual è la situazione dello sport forlivese, secondo lei? Allora, la situazione dello sport forlivese è una situazione di grande ricchezza. Io in soli 3 mesi, ma anche da esperienze precedenti, mi sono resa conto che c'è veramente un universo a Forlì, c'è una percentuale di forlivesi che praticano sport che è altissima, secondo me che si può attestare circa al 70-80%, ma c'è una realtà associativa, quindi sia delle realtà associative di società dilettantistiche, ma come professionali, che è veramente molto ricca, molto eterogenea, fanno e hanno e ottengono anche risultati molto rilevanti a livello sia locale, ma anche nazionale, alcuni europeo. E ci sono discipline più conosciute, meno conosciute, io non amo parlare di sport minori, Forlì credo che anche da questo punto di vista rappresenti veramente un esempio, insomma, veramente di una città sportiva a tutto Cosa intende fare per lo sport locale? tondo. Allora, intanto, collegata a questa domanda, voglio cercare di dare la giusta visibilità a tutte, perché noi abbiamo delle importanti prime squadre come il Forlì Calcio, come il Fulgor Libertas, come il Volley, come tantissime altre realtà, ma abbiamo anche appunto discipline meno conosciute ma che hanno ottenuto risultati importantissimi, che soprattutto a Forlì come società forlivesi si sono caratterizzate a livello nazionale europeo, come la softball Fiorini, come il rugby, come lo scherma, come il tiro a segno, come il nuoto, come tantissime altre, il ciclismo, il tennis, ci sono veramente tantissime, tantissime realtà e io quindi cercherò da un lato ovviamente di dargli la giusta visibilità perché se lo meritano, quindi rispettano uno dei principi cardine, secondo me, dello sport, che è quello meritocratico e per tutti. E poi cercheremo ovviamente di, io in questi mesi entro novembre, comunque presenteremo anche come giunta, quindi io nello specifico come assessore allo sport, anche quindi non linee programmatiche, ma veri e propri progetti di mandato, quindi progetti sui quali sto lavorando, e a partire ovviamente anche dagli stati generali dello sport, che sono sicuramente un'importante fotografia. Da cui partire poi per fare anche delle proposte, progetti concreti per cercare anche di dare un sostegno economico oltre a quello istituzionale che io sto già cercando di dargli, quindi di prossimità e di vicinanza delle istituzioni, ma anche un sostegno concreto di risorse ovviamente, perché è chiaro che noi sappiamo benissimo che uno dei temi importanti quando si parla di sport è quello relativo all'impiantistica, ecco, quindi noi abbiamo un numero di impianti veramente molto considerevole, perché sono circa 29 impianti. Sono impianti che sono stati costruiti tra gli anni 70 e 80, quindi che necessitano di ristrutturazioni. Noi effettuiamo una manutenzione ordinaria, straordinaria, però sicuramente, dire, bisognerà cercare in questi anni, e questo è uno dei miei obiettivi, di capire anche le formule per riuscire appunto a mettere a posto e adeguare, soprattutto per la sicurezza dei nostri ragazzi, questi impianti che sono ovviamente i contenitori primi per permettere allo sport di vivere e anzi di essere rilanciato. A questo proposito, sono previsti altri impianti, visto che il più recente è stato quello del pattinaggio, Sì, se non tra sbaglio. l'altro esatto, quello del pattinaggio, ovviamente anche del pattinaggio, sì, ci sono comunque in progetto altri progetti di impianti anche nuovi, però non vi svelo niente Come adesso. non detto. Prima lei ha citato il nuoto, noi abbiamo un'eccellenza forlivese che è Fabio Scozzoli, Scozzoli, è assolutamente sì. atleta dell'Imola Nuoto, adesso si allena all'estero, se non vado errato. Sì. C'è qualche speranza di vederlo dalle nostre parti per gli allenamenti? Io credo assolutamente di sì, perché anche nel nuoto si stanno muovendo secondo me, delle energie positive, l'idea comunque di creare, di mettere insieme anche le energie e le forze per creare
creare, io, questo è un mio desiderio, anche una squadra agonistica unica del nuoto, ad esempio, come è auspicabile anche in altre discipline, però probabilmente la costituzione di una unica società sportiva come appunto l'Imola Nuoto, penso a Forlì Nuoto, sicuramente permetterebbe anche agli atleti di ricevere anche un servizio, un'attenzione da tantissimi livelli, quindi a livello sia di allenatori che di risorse che di disponibilità di spazi, sicuramente migliore rispetto a quello che può produrre invece una frammentazione, no, di società sportive. Quindi io conto sicuramente di riuscire a ricreare le condizioni adatte anche per un campione come Fabio per poter tornare ad allenarsi nella sua piscina, insomma, Forlì. Poi ovviamente sul resto Fabio sicuramente è un testimonial di eccezione tra altri per lo sport forlivese, quindi è un esempio sicuramente anche per i più giovani, per chi pratica sport in generale, quindi non solo il nuoto. Quindi Fabio, staci vicino, insomma, ti vogliamo vicino. Poi lei è particolarmente sensibile all'argomento nuoto, se non... Sono molto sensibile. Prima di fare questa intervista ho fatto la mia quotidiana nuotata nella piscina comunale di Forlì, i miei 2 chilometri di nuoto al giorno. È un'esigenza che io sento, che viene ovviamente dalla mia storia, perché ho fatto nuoto a livello agonistico, però ora è più di uno sport, è comunque uno stile di vita, quindi è per quello che io considero veramente lo sport importante, non solo come un allenamento fisico, ma anche per un benessere psicofisico. È sicuramente una cosa che anche da bambini ci si può portare dietro nella vita adulta, ovviamente per mantenere un sano stile di vita. Quindi io sì, confermo, continuo a fare nuoto, sono una peccatrice da quel punto di vista, un positivo. In passato e anche più recentemente Forlì ha ospitato eventi a livello nazionale e internazionale di pattinaggio, piuttosto che di basket, di pallavolo, l'Under 21, di calcio. C'è possibilità di rivedere qualcosa del genere, comunque eventi che hanno attirato l'attenzione? Penso proprio di sì, ma non vi svelo niente. Però al di là di questo... Palla spicchi, comunque... palla da calcio, pallone da pallavolo? Se lo dico si potrebbe fare il collegamento. Diciamo che proprio oggi c'è stata c'è un'ipotesi che se riusciamo a realizzarla sicuramente attirerà molto l'occhio, e non credo solo nazionale ma anche internazionale. E poi ovviamente mi aspetto molto anche dalle società, dalle prime squadre, quindi il calcio adesso ha avuto la promozione, ma ovviamente l'auspicio è quello che continui a mantenere i risultati e quindi ad arrivare con il tempo a scalare, diciamo, un po' le categorie, e anche dalla Fulgor Libertas, così come dal volley o dal softball piuttosto che dal rugby, quindi mantenere i risultati, anzi proiettarsi sempre di più a livello europeo e internazionale, che quindi catalizzerebbe eventi anche a livello, anche per la città. Ma per il futuro le cose ce le diremo a telecamera spenta finita questa intervista, ok? Però no, sì, ho in programma diverse tappe, diciamo, dove ho in idea di, appunto, di creare, invitare delle persone rappresentative dello sport importanti, riconosciute a livello nazionale, europeo e internazionale, credo, e di collegarle ovviamente anche quindi non solo eventi specifici, ma anche magari l'inaugurazione di qualcosa. Quindi